The New Stories. La tua informazione libera. Un sopralluogo è in corso nella villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina, condotto dai carabinieri che indagano sulla rapina avvenuta ieri sera durante la partita Spagna-Italia. Sul posto è presente anche l'ex calciatore. Baggio è stato medicato nella notte al pronto soccorso di Arzignano, Vicenza, località vicina ad Altavilla Vicentina. Secondo quanto appreso, i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura sul capo per il colpo subito da uno dei banditi. Dopo essere stato dimesso, sempre nella notte, Baggio è stato ascoltato nella caserma dei carabinieri di Vicenza, che stanno conducendo le indagini sull'episodio. Davanti al cancello della villa c'è un continuo via vai di passanti, curiosi e giornalisti in attesa di notizie. Si ipotizza che la rapina sia stata compiuta da una banda di professionisti, vista la modalità operativa. Il colpo potrebbe essere stato pianificato nei minimi dettagli e la scelta di agire durante la partita degli azzurri non sarebbe casuale. Alla fine del sopralluogo, che ha incluso anche la perlustrazione dell'ampio terreno attorno alla villa, Roberto Baggio è uscito in automobile dalla sua proprietà, accompagnato al volante dal figlio Mattia. Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie. Queste sono le prime parole che Roberto Baggio ha rilasciato all'ANSA tramite il suo storico manager, Vittorio Petrone. In simili circostanze, prosegue Baggio, può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha causato solo alcuni punti di sutura, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura, conclude. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.